Un evento straordinario e unico nella sua bellezza. La banda musicale del Corpo della Gendarmeria dello Stato Vaticano ha fatto tappa in Puglia per la prima volta e per celebrare l'arte, la passione e il talento ha scelto Molfetta, la città che ha dato i natali a compositori e direttori d'orchestra. Cento musicisti diretti dal maestro Stefano Iannilli si sono esibiti in Piazza Municipio e attraverso i brani più celebri del panorama internazionale hanno raccontato la tradizione bandistica del paese, patrimonio immateriale e culturale. Una prestigiosa serata inserita nella terza edizione del Festival Nazionale delle Bande Musicali, a poche settimane di distanza dalla sottoscrizione della legge regionale per la salvaguardia di quelle icone identitarie da custodire e tramandare, voluta dal maestro Riccardo Muti, vissuto a Molfetta, dove ha maturato la passione per la musica. Il programma è molto lungo, è iniziato il 29 settembre, terminerà il 7 dicembre con la finale del concorso di composizione e vedrà alternarsi tantissime tipologie di bande che nel nostro festival sono contemplate, cioè le bande amatoriali, le bande cittadini, le bande da giro, le nostre bande da giro e le bande militari come quella di stasera, che la banda Vaticana per noi è motivo di grande orgoglio e di importanza, perché è la prima volta in Puglia della formazione musicale composta da 100 elementi che sono esclusivamente per le cerimonie dello Stato Vaticano per il Santo Padre. Ci auguriamo di avere un'altra formazione musicale ministeriale di alto rilievo per il prossimo anno. Non stavamo riuscendo a venire perché i troppi servizi in Vaticano e la banda composta da musicisti volontari ci avevano impedito di poter provare, di poter stare insieme per riuscire a dare quella giusta importanza che volevamo dare a questa serata. Ci siamo affidati anche al nostro musicista, quello più importante di tutti, abbiamo chiesto la grazia e questa sera abbiamo fatto il miracolo. Il miracolo ha fatto il mio maestro, che sempre veramente riesce a dare quel tocco di magia a qualsiasi cosa tocca. E siamo noi che ringraziamo voi per averci accolto. La kermesse musicale bandistica organizzata dall'Associazione Nazionale Bande da Giro si avvale del patrocinio del Ministero della Cultura Regione Puglia e del Comune di Molfetta. Oggi, diciamo, era una serata dedicata a tutte le nostre tradizioni, alla cultura. Stiamo facendo un lavoro importantissimo per recuperare tutte quelle che sono le nostre tradizioni culturali, culinarie. È un lavoro che stiamo facendo da un po' di tempo perché crediamo nelle nostre tradizioni, nella nostra cultura musicale e siamo convinti che in un mondo globalizzato che viaggia molto veloce, recuperare le nostre tradizioni e farle conoscere anche alle nuove generazioni sia veramente importante.